Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi non mi trovo da solo, c'è qui di fianco a me l'amico Alberto, che ringrazio sia per il supporto che mi sta dando in questa video recensione che per averci messo a disposizione il Samsung Galaxy S3. Dopo averne lungamente parlato, dopo mille rumors, finalmente è arrivato. Oggi, mentre vi parliamo, è il 28 di maggio e il telefono dovrebbe essere in distribuzione sui canali ufficiali da domani, 29 maggio. Vediamo un attimo questo nuovo nato di casa Samsung. Si caratterizza per delle dimensioni complessive un po' superiori al Galaxy S2, non tanto per le dimensioni del corpo del telefono quanto per il display. Il display è un nuovo display da 4,8 pollici con risoluzione HD, quindi 1280x720 punti. Un display che non esito a definire spettacolare nella riproduzione dei colori, veramente meraviglioso. La parte frontale del telefono si caratterizza anche per la presenza del tasto fisico, che richiama la nostra home page o se premuto due volte rapidamente per l'attivazione dei comandi vocali che Samsung ha chiamato S-Voice. Poi magari vediamo anche se il telefono ci aiuta di farli vedere funzionare. Abbiamo anche due tasti a sfioramento, tasto di ritorno e il tasto di menu contestuale. È bene dire anche che una pressione continua del tasto Home apre il multitasking. È una prerogativa di Samsung perché gli altri telefoni Android di solito richiamano il multitasking con quest'altro tasto. Parte superiore con foto-videocamera frontale da 1,9 megapixel che permette di eseguire scatti ma anche videochiamate su rete GSM. Sensori di luminosità e di prossimità e la capsula auricolare. La parte destra del telefono prevede il tasto di accensione, la parte bassa la micro USB e il microfono principale. Parte di sinistra con il bilanciere per il controllo del volume. Sulla parte superiore abbiamo jack da 3,5 mm per le cuffie e il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali. Abbiamo anche questa feritoia che ci permetterà di aprire il cover posteriore. Cover posteriore che ci regala delle sensazioni, diciamo, in agrodolce. Rimuovendolo dalla sensazione di essere estremamente fragile e sottile. In realtà è un foglio di policarbonato che è estremamente elastico e che una volta chiuso non ha nessun tipo di scricchiolio. È anche molto bello al tatto e benché sia lucido, mi sembra anche piuttosto resistente alle ditate. Sotto al cover troviamo una batteria da 2100 mAh, lo slot per la scheda di memoria, che ritroviamo con grande piacere. E lo slot per la micro SIM. La fotocamera è una fotocamera da 8 megapixel che permette anche di girare video in Full HD, quindi 1920x1080 punti a 30 frame al secondo. La fotocamera è supportata da una lampadina flash, di fianco abbiamo anche l'altoparlante per i suoni di sistema. Magari poi vediamo anche in azione qualche caratteristica della fotocamera. Due parole per quanto riguarda la parte fisica del telefono. Le dimensioni sono di 136 mm in altezza, circa 70 in larghezza, poco più di 8 lo spessore, quindi un telefono estremamente sottile, poco più di 130 grammi il peso. Il cuore del telefono è sistema operativo Android in versione 4.0, mosso da un processore di nuova generazione, un quad core con clock da 1,4 GHz, 1 giga di RAM, scheda grafica separata. In questo caso abbiamo 16 giga di memoria interna che, come dicevo prima, sono espandibili. Dico in questo caso abbiamo 16 giga perché il telefono dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni anche in versione da 32 e 64 giga. Proprio oggi ci è arrivata notizia della disponibilità nei negozi Vodafone in esclusiva per un primo periodo delle versioni da 32 giga. Ci stanno martellando di mail, poi le guardiamo. Vediamo un pochino. Parte telefonica. È stato leggermente rivisto il layout della parte telefonica. Sono sempre presenti i 9 tasti dotati di ricerca intelligente.
scompare un tasto nella parte bassa, rimane il tasto per attivare le videochiamate. Registro delle chiamate effettuate, ricevute e perse, tasto preferiti e il tasto per accedere alla rubrica. Abbiamo fatto delle prove prima con Alberto, che non ho fatto altro che confermare la bontà della capsula auricolare, e in questi 4 giorni di utilizzo Alberto non ha ravvisato nessun tipo di problema per quanto riguarda la qualità della ricezione e la trasmissione del segnale, quindi lo promuoviamo senz'altro a pieni voti anche da questo punto di vista. Andiamo a fare le nostre consuete prove per quanto riguarda la navigazione internet. Il browser internet ripete, a mio giudizio, tutte le efficienze oramai molte volte decantate anche sul nostro sito, per un ottimo funzionamento, per velocità di caricamento della pagina, per il rendering velocissimo, il pin to zoom, direi che funziona tutto molto bene. C'è naturalmente il supporto pieno al Flash Player in versione 11. Alberto mi faceva notare prima che è stata inserita anche la possibilità della visualizzazione desktop della pagina. Un unico appunto che abbiamo condiviso è il fatto che la pagina va richiesta successivamente ad essere stata caricata in modalità desktop. Avrei preferito, come ho visto nella prova dell'altra settimana dell'HTC One S, la possibilità di lasciarlo in maniera permanente. È un piccolo dettaglio, ma comunque, almeno rispetto alle precedenti versioni stock del browser, oggi possiamo avere la modalità desktop in maniera normale. Adesso magari Alberto mi aiuterà in alcune funzioni nuove da far vedere. Una carina che mi ha fatto vedere è la possibilità di fare lo screenshot. Adesso non è venuto. Ecco qui, per fortuna. Praticamente basterà fare uno slide con la mano, con il dorso della mano sul display per chiedere al telefono di acquisire l'immagine che abbiamo davanti. L'immagine naturalmente verrà salvata in formato JPEG, la ritroveremo nella barra delle notifiche e sarà a nostra disposizione o per essere cancellata, riprodotta, condivisa con i social network, con WhatsApp, con tutto quello che ci pare o naturalmente con le mail. È una delle tante novità, direi anche piuttosto simpatiche, di questo telefono. Vediamo qualche altra cosa, Alberto. Per esempio, vediamo un attimo il lettore video. Sì, il lettore video che riproduce filmati in Full HD è molto, una cosa molto carina che colpisce subito è che nell'anteprima ci fa vedere la riproduzione del video e non solo di un'istantanea di esso. Dopodiché basta tappare sull'immagine, parte il video con un buon audio, velocità di rotazione ottima. E una nuova funzione introdotta da Samsung che praticamente riduce il video sempre in Full HD, può essere spostato su qualunque parte dello schermo e nel frattempo noi possiamo lavorare o vedere altre cose del nostro telefono, quindi poter Fare qualcosa. comunque lavorare o fare foto o quello che vogliamo, Avendo il video in avendo il sottofondo. video in sottofondo, quindi scrivere un'email, creare un appuntamento o quant'altro. Molto carina questa cosa. Altre funzioni molto interessanti che ha introdotto Samsung su questi terminali sono sempre collegate ai movimenti. Praticamente c'è la possibilità di fare un doppio tocco sulla parte superiore del telefono per ritornare in cima alla pagina. Coprire tutto il monitor per ammutolire il riproduttore dell'audio, diciamo delle piccole funzioni che sono tutte attivabili dalle impostazioni del telefono, che adesso troveremo. Praticamente abbiamo movimento e da questo movimento possiamo attivare questo sensore dove possiamo fare Gestire tutte tutte queste queste cose. cose. Una cosa molto interessante è anche la chiamata diretta. Praticamente da un qualunque SMS o dalla pagina della rubrica di qualsiasi contatto ci basterà portare il telefono a
contatto col nostro orecchio e partirà direttamente la chiamata al contatto che c'è scritto oppure che abbiamo ricercato. Bello. Sono piccole cose che però oggigiorno fanno la differenza con gli altri produttori. Infatti Samsung mi sembra quella più attiva sulla nella ricerca di queste piccole cose. È vero. Come vedremo poi anche nella prova che farai della fotocamera, ci saranno anche altre implementazioni Wi-Fi Direct che tra fotocamera e cellulare, di far interagire la fotocamera con, esatto, con il telefono. Sì, esatto. Poi facciamo vedere anche questo, che è una cosa molto interessante. Prima abbiamo fatto anche una piccola prova, vediamo se adesso ci aiuta per i comandi vocali. Basterà premere due volte il tasto centrale. Apri calcolatrice. Nessuna applicazione ha prodotto risultati. Vabbè, questo è il bello della diretta. Noi siamo sempre fortunati in questa cosa. Vabbè, fidatevi, adesso sarà l'emozione della, della prova, ma funziona di solito molto bene anche, anche questa, questa funzione. Interessante anche alcuni dettagli che riguardano la fotocamera. La fotocamera, oltre ai consueti numeri che abbiamo già elencato prima, quindi 8 megapixel, video in full HD, ha la possibilità di scattare. Prima di tutto possiamo utilizzarla anche con la voce, con tutte quelle cose che abbiamo già visto finora. Possiamo dirgli scatta, la macchina metterà a fuoco e poi eseguirà uno scatto dell'immagine. Ma molto interessante secondo me anche una funzione che abbiamo trovato nella nostra precedente prova dell'HTC, la possibilità di scattare in raffica. Come alcune macchine fotografiche professionali, la macchina attiva una sequenza di scatti ad altissima velocità. Noi potremmo selezionare alla fine di questa sequenza le immagini che vogliamo salvare, quelle che saranno venute meglio. Stavo chiacchierando con Alberto prima di quanto questa cosa sia comoda, per esempio, per fare le foto ai rispettivi bambini che ci scappano sempre, così riusciamo a cogliere alcune immagini. Molto interessante è anche la possibilità di acquisire delle immagini fisse durante le riprese video. Quindi, mentre il telefono funzionerà in modalità videocamera, potremo anche premere il tasto di scatto e il telefono farà anche una fotografia durante l'immagine. Ripeto, sono non fatti trascendentali, ma sono piccole implementazioni che rendono molto molto gradevole l'utilizzo di queste funzioni. Bene, farei un ultimo accenno alla durata della batteria. Di solito è un argomento che evito di toccare perché, come ho già avuto altre volte modo di dire, ritengo di non essere un campione troppo attendibile da questo punto di vista per un utilizzo probabilmente un po' smodato del telefono. Alberto è probabilmente una figura più centrata da questo punto di vista. Mi stava dicendo che ha staccato stamattina il telefono intorno alle 7, vero, dalla, sì, dalla carica. Adesso sono le 19.41, abbiamo ancora un 43% di carica residua. Con un'ora circa di telefonate, 4 account di posta elettronica con lo scarico automatico ogni 15 minuti, un account di Gmail in push mail, qualche minuto di navigazione internet o di applicazioni quali Eurosport o quant'altro, un bel po' di messaggi di WhatsApp. Io devo dire che sono veramente soddisfatto, anche da questo soprattutto punto, visto che siamo al terzo o quarto ciclo di ricarica. Ricarica vero, certo. Ho ottenuto prestazioni simili, non così alte con l'HTC One X, però dopo una decina di ricariche. Certo. Essere subito così dopo le prime 3-4 ricariche è molto interessante. Ottimo. Certo. Ricordiamo che la batteria, non ricordo se l'ho detto prima, eventualmente lo ripetiamo, è una nuova batteria da 2100 mAh, quindi ha un amperaggio un po' superiore a quello del Galaxy S2, che quasi raggiunge quello del Note, quindi è una batteria veramente con delle prestazioni importanti. Un'occhiata velocissima all'interfaccia TouchWiz, che è stata leggermente rivisitata per quanto riguarda la grafica, non per quanto riguarda la logica. Possiamo naturalmente creare tutti i collegamenti che ci vengono utili, aggiungere widget eccetera eccetera, ma la sostanza è rimasta invariata e direi assolutamente da promuovere. Facendo un riassunto, no, volevo aggiungere una cosa, certo, sulla batteria. Sì? Che la cosa interessante rispetto alla tendenza attuale è quella che la batteria si può
sostituire, si può levare Hai ragione. e di conseguenza se uno fa un uso veramente elevato del telefono può comprarsi una Una seconda scorta. batteria e cambiarla in qualunque momento, senza dover avere per forza un punto di Di connessione corrente. per Sono ricaricare. assolutamente d'accordo con te su questa cosa. Ne Apprezzo avevo molto Samsung. condivido molto. L'ho detto anche in una prova recente. Prima dicevo appunto della possibilità anche dell'espansione di scheda di memoria. Sono d'accordissimo con te per il fatto che Samsung non abbia preso la strada di altri produttori di non permettere la rimozione del cover posteriore, quindi di non poter cambiare la batteria, di non aggiungere schede di memoria. Accolgo veramente con gran piacere le conferme che Samsung ha inserito in questo telefono. L'unico dettaglio che mi piacerebbe ritrovare è il tasto di scatto della fotocamera, che troverei molto più comodo del premere sul display. C'è la voce, dai. C'è la voce, già giusto. Va bene, direi che possiamo fermarci qui per questa divertente chiacchierata anche con Alberto e il suo nuovo Galaxy S3, un telefono che io direi, Albe, lo possiamo promuovere a pieni voti. È Promosso, veramente sì. molto molto bello. Ok, un saluto da Ivan E e Alberto? Alberto e ci sentiamo alla prossima.